Buonasera a tutti, il mio nome è Marco Mastro Giuseppe, nasco come ingegnere in telecomunicazioni qui alla Sapienza, poi il dottorato di ricerca, un paio di anni alla Cornell University nel Dipartimento di Astronomia e da circa un anno e mezzo sono tornato qui in Italia. Oggi vi racconto quello che siamo riusciti a ottenere con i dati della sonda Cassini, un'esperienza anche un po' personale volendo. Non so quanti di voi hanno familiarità con la sonda Cassini, parliamo di una delle missioni forse più riuscite della storia. Cassini ha esplorato il sistema saturniano per circa 11 anni e ha restituito tantissime informazioni, soprattutto di Saturno, le lune e i suoi anelli, in particolare Titano. Titano è la luna più grande di Saturno ed è una luna abbastanza particolare. Titano ha un'atmosfera di colore arancione, quindi gli strumenti ottici non sono in grado di restituire informazioni della superficie. E c'è riuscito il radar della sonda Cassini. Il radar, a differenza degli strumenti ottici, è in grado di penetrare nuvole, di osservare anche di notte e quindi ci ha svelato tutti i segreti di questa luna. Ecco, il titolo della presentazione è Profondità dei mari di Titano. Proprio qui alla Sapienza abbiamo fatto un lavoro abbastanza importante che riguarda la misura della profondità degli oceani di Titano, della luna di Saturno. Ecco, appunto, come vi dicevo, lo spacecraft viene lanciato nel luglio del 2004, scusate, viene lanciato nel 1997 e raggiunge Saturno nel 2004, dopo un viaggio abbastanza complesso. Infatti Cassini viene in qualche modo, viene prima avvicinato verso alcuni pianeti come Venere e la Terra, utilizza una tecnica che viene chiamata assistenza gravitazionale che serve ad aumentarne la velocità e nel giro di 7 anni raggiunge Saturno ed entra in orbita intorno a Saturno. A bordo lo spacecraft ospita diversi strumenti, abbiamo magnetometri, radar, camere infrared e noi ci concentreremo sicuramente, soprattutto sulla parte radar. Ecco, qui come potete vedere viene chiamato il grande occhio di Cassini, è una parabola di circa 4 metri che è usata non solo per trasmettere i dati dalla sonda a terra, ma viene usata anche per il radar, per osservare i diversi pianeti, le diverse lune. Una volta dopo ogni incontro con le lune, quindi Cassini immagazzina tutti i suoi dati, si gira verso la Terra e scarica in un download, i dati vengono spediti a Terra, il viaggio dei pacchetti dura circa un'ora perché la distanza da Saturno alla Terra è circa 1 miliardo di chilometri alla velocità della luce e il segnale impiega circa un'ora per raggiungere le stazioni a terra. Ci sono un paio di stazioni, due o tre stazioni che erano in grado di ricevere il segnale di Cassini sul passato perché la sonda ha terminato il suo viaggio a settembre dello scorso anno. C'erano tre grandi stazioni, una a Canberra, un'altra a Madrid, sono parabole di 60 metri di diametro in grado di ricevere questi segnali molto molto deboli. Ecco, parlando quindi vi introdurrò solo brevemente il radar della sonda Cassini, è un radar multimodo in grado quindi di restituire sia immagini della superficie, quando restituisce immagini, diciamo, il radar guarda lateralmente e fa delle vere e proprie strisciate SAR, oppure è in grado di osservare dall'alto verso il basso, quindi in nadir, a restituire i profili topografici della Luna, in questo caso di Titano. Opera da una quota di circa 100 km, ecco qui dovrei tornare indietro ma ho fatto un casino, opera ad una quota di circa 100 km, aspettate un attimo solamente. Ecco qui.
La missione Cassini, quindi lo spacecraft inizia a osservare ad ogni incontro con la Luna di Titano, inizia ad operare ad una distanza di circa 100.000 chilometri, lavora prima nella modalità scatterometrica che serve soprattutto per identificare le proprietà elettriche della superficie, poi viene acceso l'altimetro, come vi dicevo prima, lo strumento che ci permette di restituire i profili topografici della Luna e poi si passa in LHSAR che sono le modalità per ottenere delle immagini. Questa è una delle prime immagini che abbiamo ricevuto da parte della sonda Cassini. La prima immagine ci è arrivata nel 2005. Io ero uno studente ancora, ero qui al Dipartimento quando ci siamo visti la prima immagine di Titano restituita dalla sonda Cassini ed è stato qualcosa di sorprendente perché Titano in qualche modo. All'inizio si pensava fosse fatta fosse composta completamente da un oceano, di idrocarburi liquidi, invece poi ci si è accorti che, Titano ha una vera e propria superficie che può in qualche modo anche ricordare quella terrestre. Qui appunto vediamo un'immagine SAR in alto e un profilo, topografico ottenuto con il radar nella modalità altimetrica. La superficie di Titano, come vediamo, è molto complessa e può variare anche di 3, 4, 5, 600 metri. Questo invece è un mosaico di immagini ottenute sempre con lo strumento SAR. I colori naturalmente non sono quelli restituiti da Cassini. Ecco, però quello che possiamo vedere, questo è tutto l'emisfero nord di Titano, possiamo vedere questi grandi bacini. In particolare abbiamo il bacino più grande di tutti. Ecco, questi bacini hanno dei nomi particolari, nomi che vengono nomi di divinità indù. Ecco, abbiamo il più grande di tutti, che si chiama il Kraken Mare, poi abbiamo il secondo, che è il Ligeia Mare, e questo piccolo mare, che si chiama il Punga Mare. Poi abbiamo tutta un'altra serie di bacini, come vedete qui sono laghi. I colori qui, in qualche modo, come vedremo, sono collegati alla profondità di questi bacini. Ecco, fino a qualche anno fa non avevamo nessuna informazione, nonostante il radar sia stato in grado di restituirci tutta la mappatura, quindi di farci vedere bene come dove erano localizzati questi bacini, fino a qualche anno fa non avevamo nessun tipo di informazione riguardo la profondità di questi mari. Nel maggio del 2013, la sonda Cassini viene in qualche modo programmata per lavorare in modalità altimetrica, quindi come vi dicevo prima, la modalità che ci permette di restituire i profili della Luna, ma viene usata questa modalità sopra il secondo mare più grande di Titano, il mare Ligeia. Lo scopo dell'esperimento era quello di osservare la possibile presenza di onde sulla superficie del mare, perché dalle onde poi in qualche modo si può stabilire anche la quantità dei venti ed è importante per capire sia l'idrologia della Luna e come si è formato la Luna e tutti, nel suo contesto. Ecco, qui quello che è stato sorprendente è che nell'elaborare i dati di questo particolare flyby, parliamo del flyby T91, quindi nel maggio del 2013, ecco, il primo prodotto che abbiamo ricevuto, quindi usando il processing classico che applichiamo sui dati altimetrici, è quello che abbiamo ottenuto, è stata questa immagine, dove si vede questa riga rossa, che altro non è che la riflessione che ci viene dalla superficie dell'Igea. Ecco, dalla potenza che abbiamo ricevuto ci siamo accorti subito che in effetti il mare è molto calmo, cioè la superficie è veramente piatta. Però usando le tecniche anche sviluppate in parte qui alla Sapienza, perché ecco, durante il mio dottorato ho lavorato molto con i radar sounder marziani. I radar sounder sono dei particolari tipi di radar in grado di penetrare la superficie e di restituirci delle informazioni circa la topografia e la geologia della sottosuperficie. Su Marte addirittura riusciamo ad arrivare sotto anche 3-4 km. Applicando gli algoritmi marziani sul radar Cassini, quello che siamo riusciti ad ottenere è qualcosa di sorprendente.
sorprendente, è uscito fuori, come vi introduceva pure Luciano, ecco questa è la figura che ha un po' scioccato Luciano Jess, siamo riusciti ad ottenere tutto il profilo topografico della sottosuperficie dell'Igea. Qui parliamo di una distanza di circa 200-300 km. Il radar è riuscito non solo ad osservare il mare, ma l'onda elettromagnetica è penetrata sotto 150-160 metri andata e ritorno ed il segnale è stato in qualche modo è stato visto dalla sonda Cassini, è stato registrato dalla sonda Cassini. Gli algoritmi che abbiamo applicato sono degli algoritmi particolari perché il segnale superficiale all'inizio era così forte che mascherava tutti i ritorni della sottosuperficie. Applicando degli algoritmi particolari siamo riusciti ad estrarre subito, siamo riusciti ad ottenere questa bella immagine. Successivamente abbiamo applicato anche altri algoritmi che sono algoritmi di super risoluzione per cercare di migliorare quindi, la qualità dell'immagine. E attraverso i tempi di ritardo, quindi misurando proprio il picco della superficie, il picco della sottosuperficie, in qualche modo il radar ci ha restituito la profondità dei mari di Titano. Ecco, in questo caso è anche la prima misura della profondità di un mare extraterrestre. Il radar non ci dà direttamente una distanza, ma ci dà dei tempi, poi siamo noi a convertire i tempi in metri in base alla velocità della luce, all'indice di rifrazione del mezzo. Applicando questa tecnica quindi eco per eco, ecco qui che è uscito fuori tutto il profilo batimetrico dell'Igea. Il secondo mare più grande di Titano è profondo fino ad oltre 160-170 metri, almeno questo è quello che ha registrato il radar lungo la track. Questo è stato il primo grande risultato, non ci si aspettava proprio che Cassini fosse in grado di fare una cosa di restituirci delle informazioni così importanti riguardo anche la profondità dei mari di Titano. Subito dopo, quindi, combinando le osservazioni del radar in modalità altimetriche e le immagini SAR, siamo riusciti a calcolare anche la quantità di idrocarburi presenti solo nell'Igea. Solo l'Igea c'ha qualcosa come 55 volte tutte le riserve che oggi abbiamo a disposizione sulla Terra, solo il mare Igea. Quindi immaginate un po' voi la quantità di metano che è presente su Titano. Un'altra importante misura è stata fatta, quindi dopo il volume abbiamo in qualche modo ci siamo studiati il segnale radio, o meglio come decresceva la potenza a funzione della profondità del mare e questa analisi ci ha permesso di svelare anche la composizione dei mari. L'Igea in pratica è dominato dal metano, circa il 75% di metano, poi abbiamo una quantità minore di etano e piccolissime quantità di azoto. Ecco, sempre combinando le immagini SAR, che non ci permettono di dire qualcosa sulla profondità, ma ci permettono bene di delineare sia la superficie del mare, diciamo che quello, la brightness, il colore dell'immagine, è legata alla profondità, ma la profondità non può essere derivata direttamente dall'immagine. Allora, combinando l'immagine con i profili batimetrici, in qualche modo siamo riusciti ad ottenere delle vere e proprie mappe batimetriche dei mari di Titano. Ecco, le mappe batimetriche, questo è qualcosa che sulla Terra forse ci siamo riusciti, non lo so, 100 anni fa, e oggi siamo in grado di fare la stessa cosa su un mare di una luna che è distante 1 miliardo di chilometri. Dopo questo importante risultato, il team Cassini, il team del radar Cassini, ha deciso di ripianificare delle osservazioni. Cosa succede? Che ogni osservazione di Cassini veniva pianificata un anno in anticipo. Cioè, un anno prima si decide dove il radar deve guardare, poi le informazioni vengono spedite a bordo e il radar, nell'arco del tempo, poi effettuerà la sua osservazione. Dopo questo risultato, in pratica, il team radar di Cassini ha deciso di ripianificare delle osservazioni e le ultime 3-4 osservazioni della sonda sono state proprio dedicate a questa modalità altimetrica per l'esplorazione della profondità dei mari. Subito dopo il T91, quindi il risultato dell'Igea, Cassini osserva il mare più grande di Titano, il mare Kraken. Ma dal mare Kraken, che è questo qui, siamo riusciti in qualche modo a ricevere solo il segnale della superficie, ovvero dalla sottosuperficie, non abbiamo visto nulla. Le ipotesi sono due sostanzialmente. Il Kraken è troppo profondo,
Quindi o il Kraken è troppo profondo, il segnale non riesce a raggiungere quelle profondità. Da un calcolo che ci siamo fatti, Cassini riesce a raggiungere circa 200 metri di profondità. Oltre 200 metri il segnale si spegne, il segnale non è più... va sotto il rumore, quindi il radar in qualche modo non ce lo restituisce più. Il Kraken non è troppo profondo, il liquido è diverso. Invece del metano potremmo avere etano, e l'etano assorbe molto molto di più del metano. Successivamente, dopo l'osservazione del Kraken, c'è stata l'osservazione, il T-108, l'osservazione del terzo mare di Titano, il Punga Mare, nel gennaio del 2015, se ricordo bene. Qui il radar ha osservato solo una porzione del mare, nella parte sud. Ecco, come potete vedere, la track del radar intercetta prima il mare, poi c'è un'isola al centro del Punga e poi la track continua. La batimetria, qui questa volta invece siamo riusciti a tirare fuori il segnale sottosuperficiale e quindi a dare delle informazioni sulla profondità, delle informazioni batimetriche. Qui, come possiamo vedere, la batimetria in qualche modo è consistente anche con quello che vediamo nelle immagini, cioè la topografia della sottosuperficie a un certo punto risale su, ecco, proprio in corrispondenza dell'isola e poi di colpo riscende. Questi sono circa 100 metri di profondità. Stesso discorso quindi abbiamo fatto per il Punga Mare, dopodiché c'è stato l'ultimo flyby di Cassini. L'ultimo flyby è stato nel, se non mi sbaglio, qualcosa come nell'aprile del 2017. Nell'aprile del 2017, ad una distanza di 1000 km da Titano, Cassini osserva nel Polo Nord questi piccoli laghi. Di nuovo, come potete vedere, i colori cambiano, i colori ci dicono in qualche modo la profondità, ma dalle immagini non siamo in grado di dire nulla. Ecco, Cassini invece ci ha svelato proprio che anche questi piccoli laghi possono raggiungere delle profondità di oltre 100 metri. Dopo questa osservazione è quello che è successo, che nel settembre del 2017 il radar Cassini piano piano si è avvicinato a Saturno fino all'impatto, alla fine. E così finisce pure la mia presentazione. Grazie. Non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda a Marco, qualche curiosità. So che siete venuti per l'ingegneria, c'è una domandina. Una domandina, sì. Mi sono scordato di dire, se avete delle domande, io sono qui, un piacere. Vai. No, 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 tranquillo, guarda, dimmi. Due. Se, abbiamo provato a proporne una, ma non è andata bene, Oceanus, quindi c'è l'idea di tornare su Titano. Delle Discovery ne è passata una che purtroppo non ha il radar a bordo, ma ha un drone in grado di atterrare su Titano, un po' fantascienza sembra, però sì, c'è ancora interesse su Titano. Ecco, prima all'inizio appunto sono stato introdotto da Luciano Iess, il professor Iess anche ha fatto dei lavori molto importanti. Per esempio, io vi ho raccontato un po' della superficie della Luna, almeno Cassini, il radar Cassini ci può dare delle informazioni sulla superficie, sull'atmosfera, ma dentro, all'interno, ci sono delle cose interessanti. Infatti, una delle teorie è che Titano ospiti un vero e proprio oceano di acqua liquida al suo interno. E sapete, quando si parla di acqua liquida, subito ci si collega alla possibilità di avere microrganismi, vita, così. Quindi, sì, ho fatto due piccioni con una fava. Oltre Titano c'è un altro oggetto molto molto interessante del sistema saturniano ed è Encelado. Encelado anche molto probabilmente ospita, anzi no, molto probabilmente la scoperta è stata fatta proprio da qui alla Sapienza, ospita un oceano di acqua liquida e ci sono stati fotografati anche dei plume che escono fuori, degli spruzzi d'acqua che arrivano anche a 100 km, sorprendente.